Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Yeah! Allora, voglio cominciare il video chiedendovi scusa se la settimana scorsa non ho pubblicato, ma c'è una spiegazione. Da mercoledì scorso sono malata, avevo la bronchite e quindi non ero proprio in condizione di fare video, prima di tutto perché non stavo bene e secondo perché avevo una voce terribile e quindi sono detta che per una settimana l'ho potuto saltare, anche perché sarebbe uscito qualcosa che non mi sarebbe piaciuto e quindi ho pensato che mi sarei rifatta durante le vacanze, visto che ho più tempo. E quindi vi chiedo scusa se non ho pubblicato, però questa è la ragione, avevo la bronchite. È da questo lunedì che sono in vacanza e quindi ho un sacco di tempo libero e questa è una cosa molto bella da una parte e poco bella dall'altra. Prima, molto bella perché ho tempo per riposarmi, dato che andare a scuola fino alle 6 tutti i giorni è molto stancante. E poco bella perché spesso e volentieri, abitando in un paese molto piccolo e quindi in campagna, ci si annoia. Però facciamo anche delle cose con la famiglia, andremo per esempio a fare tipo un mini viaggio per andare a trovare la nonna che abita un po' lontano da qua. Ho più tempo per fare ciò che mi piace, per dedicarmi ad altre cose e quindi è molto bella questa cosa. E un altro lato poco positivo delle vacanze è che, avendo molto tempo per pensare, di conseguenza sei anche molto più homesick e quindi senti molto di più la mancanza di casa. Perché se mentre quando sei a scuola, sei con gli amici, fai altre cose, sempre impegnato, non hai tempo per concentrarti su ciò che non c'è qua e che c'è a casa, quando sei in vacanza hai un sacco di tempi morti, un sacco di momenti in cui non sai cosa fare e perciò la mancanza di casa si sente un po' di più. Però mi dico anche che ormai manca poco, quindi è meglio godersi quel che ho adesso e poi tanto a casa ci ritornerò tra qualche mese. Allora, il video di oggi è completamente diverso dagli altri, prima di tutto perché non è concentrato sulla mia esperienza, però volevo farmi conoscere un po' di più e volevo parlarvi di qualcosa di un po' più mio, nel senso un po' più personale, perché lo scopo del mio canale è raccontarmi e non soltanto raccontarvi della mia esperienza, ma anche un po' di me. E spero che vi faccia piacere, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere. Vi anticipo già che uno dei prossimi video sarà una collaborazione con un'altra ragazza che è qua in Francia e un altro possibile prossimo video è un video in francese, perché tutti i miei compagni francesi me l'hanno richiesto, anche qualcuno di voi me l'ha richiesto, perciò mi hanno praticamente costretta a farlo, penso che lo farò, devo ancora decidere su cosa, ma ci sarà un video in francese, ecco. E quindi niente, oggi voglio parlarvi delle cose che odio di più. Io ne ho pensate 5, perché altrimenti sarebbe stata una lista infinita e vi sareste annoiati sicuramente. E niente, fatemi sapere nei commenti anche quali sono le 5 cose che odiate di più voi. Una delle cose che odio di più sono le persone che quando ti parlano ti toccano il braccio o comunque ti toccano in generale. È proprio una cosa che mi dà sui nervi, nel senso, non capisco perché quando una persona ti parla sente questo bisogno di toccarti, cioè a me è proprio una cosa che mi fa impazzire. Cioè tipo per esempio a scuola da me c'è una ragazza che fa sempre così, che ogni volta che mi chiede qualcosa mi tocca, infatti mi irrita questa ragazza, io non ce la faccio a sopportare queste persone, proprio, non lo so, cioè, spero che a qualcuno dia fastidio come dà fastidio a me, perché a me è proprio una cosa che, cioè io non ce la faccio, veramente, ogni volta che incontro qualcuno che ogni volta che quando ti parla ti tocca, io per forza mi sento oppressa, cioè mi sento soffocare, non lo so, è proprio una cosa che io non ce la faccio sopportare, non mi fa impazzire, vi giuro. Un'altra cosa che io non sopporto è svegliarmi presto la mattina. Allora, dovete sapere che io sono una persona che dorme, potrebbe dormire anche tutto il giorno se fosse possibile. Cioè io se ne dormo almeno 8-9 ore, 10 per notte, non vado avanti. La mia giornata non comincia perché sono tipo uno zombie, un inguardabile. E quindi poi mi prendo 57 caffè durante la giornata perché se no non mi accendo proprio, sto morta così. E quindi per me svegliarmi presto la mattina è una tortura, una vera tortura. Infatti metto tipo 5-6 sveglie perché altrimenti io non ce la faccio a svegliarmi. Ho tipo la sveglia ogni 3 minuti perché a ripetizione.
Infatti qua io sono molto contenta perché devo svegliarmi presto, soltanto due giorni alla settimana, ed è fantastico. Però tipo a scuola in Italia mi devo svegliare sempre alle 7, per me è una tortura, cioè io non ce la faccio mai. Se devo partire alle 7.40, che mi viene a suonare la mia vicina di casa perché andiamo a scuola insieme, io alle 7.30 molte spese sono ancora nel letto. Ed è un problema questo. Però non ce la faccio, cioè forse di me, io odio svegliarmi presto la mattina, non ce la posso fare mai. Un'altra cosa che io odio, che proprio odio, sono i kiwi. No, i kiwi per me sono una tortura. Io non ce la faccio a mangiare i kiwi. Non ce la faccio. Per me i kiwi sono tipo, non lo so, la cosa più orribile che ci sia. Ogni volta che vedo un kiwi, che qualcuno mangia un kiwi, che qualcuno prende un kiwi, a me viene la pelle d'oca alta così. E tipo, mi viene una cosa strana sulla lingua, tipo mi pizzica, una cosa del genere. Ed è una sensazione bruttissima. Questa cosa ce l'ho da quando sono piccola perché tipo mi obbligavano a mangiare kiwi o comunque mangiavo spesso i kiwi e non mi piacevano. E quindi adesso che ho 18 anni, ogni volta che vedo un kiwi è una tortura. Io non ce la faccio, non ce la faccio. L'altro giorno la mia ostessa mi ha fatto assaggiare un kiwi e fortunatamente non hanno fotografato la mia faccia perché era orribile. Ero tipo, oh mio Dio, che schifo, non la voglio mai più mangiare, oddio, vi prego, toglietemi questa cosa dalla bocca. E tipo, ho bevuto 6 bicchieri d'acqua dopo, talmente faceva schifo, ecco. Quindi io odio i kiwi. Un'altra cosa sempre di cibo che io non ce la faccio mangiare sono i carciofi. Cioè, io manco riesco a vederli i carciofi. Già per come sono fatti, che pungono, che sono fatti tipo, sembrano un fiore verde brutto, beh. E poi quando li mangi hanno quella consistenza che è tipo papposa, però neanche così tanto perché se li tagli in certi punti, cioè, sono meno papposi. Papposi. Ho appena inventato un termine. Che tipo papposa. E quando tipo, se li assaggi sono tipo amari, però in alcuni punti non sono amari. Ed è tipo una cosa che io non riesco a capire, è tipo orribile, non ce la faccio. Odio i carciofi. E poi un'altra, l'ultima cosa che non sopporto, che io non ce la faccio sopportare proprio. Non ce la faccio, raga, non ce la faccio. Sono le persone che non rispondono ai messaggi. Allora, io dico, se lo leggi il messaggio, no? Perché inevitabilmente lo leggi, rispondimi. Cosa esci e poi non mi rispondi? Cioè, leggilo, ci metti 3 secondi a leggerlo, 3 secondi a rispondermi. E poi puoi fare quello che vuoi, ma intanto rispondimi. Cioè, io non ce la faccio a rapportarmi con le persone che non rispondono ai miei messaggi. Cioè, ma cosa fate nel frattempo? Voglio dire, non ce la faccio, ragazzi. Infatti, io mi odio quando sto facendo altre cose e qualcuno mi manda un messaggio e io tipo lo leggo, poi dico rispondo dopo. E mi detesto in quel momento, però so che non è che rispondo dopo 6.000 ore o non rispondo proprio. Poi dopo rispondo. E cerco di farlo il meno possibile perché è talmente una cosa che mi dà sui nervi quando succede a me, che se la faccio io mi sento proprio in colpa. E quindi io odio le persone che non rispondono ai messaggi. Proprio le odio. Se siete qualcuno che mi conosce e non rispondete ai messaggi, io vi odio, sappiatelo. E quindi niente, queste erano le 5 cose che io odio di più. Come vi ho detto prima, sono curiosa di sapere quali sono le 5 cose che odiate di più nei commenti, se avete voglia di dirmelo, e se c'è qualcuno che odia le stesse cose che odio io, perché così non mi sento così tanto pazza. Un'altra cosa che ci tenevo a fare prima di chiudere il video è, devo salutare due persone molto importanti che me l'hanno chiesto, che sono un mio carissimo amico e un altro exchange student che attualmente sta in Scozia. E si chiamano Edoardo e Tommaso, e quindi vi saluto e mando un bacio e voglio tantissimo bene. Tommaso è un exchange student che è in Scozia e vi lascio il link del suo blog da studiare giù perché è bellissimo. Per questa settimana è tutto, vi chiedo ancora scusa per il ritardo, vi prego perdonatemi. Fatemi sapere se questo tipo di video vi è piaciuto, se vorreste vederne altri oppure no. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su. Commentate, condividetelo con i vostri amici e partite tutti perché è un po' che non ve lo dico, ma partite perché ne vale la pena. Anche se siete in un paese di 80 abitanti, ne vale sempre la pena. E quindi niente, vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Bye!